Tocca fare una differenziazione fra l'iniziato e il mistico. René Guénon, famoso studioso francese di esoterismo, diceva che il mistico è un irregolare, un outsider, uno che si mette in diretto contatto con le potenze dell'universo, con gli archetipi del cosmo, con Dio o con qualsiasi altro ente, senza l'apporto ausiliatore di intermediari, di forze occulte, di potenze, mentre l'iniziato è tale solo in virtù di un'organizzazione nel contesto del quale compie un'ascesa. L'iniziato non può esistere senza un'organizzazione iniziatrice, mentre il mistico di solito è un individuo, un solitario che accede alle forze occulte della natura per ispirazione, per grazia ricevuta. Invece, tanto in Oriente come in Occidente, l'iniziato procede per gradi, per rituali, apprende attraverso la potenza del simbolo, gli enigmi che la natura e il divino gli può proporre, li studia attraverso rituali psicofisici. Per esempio, in Oriente e soprattutto in Tibet, attraverso gli yantra, raffigurazioni geometriche, attraverso i mandala che sono riccamente colorati, ma i mandala possono anche essere tridimensionali, e poi attraverso la combinazione di suoni, melodie, canzoni, forme geometriche, colori, luci, mantra, gesture, pratiche di yoga. Uno si va iniziando e va ascendendo la propria coscienza, la propria consapevolezza. Famoso è lo yoga tantrico, nel quale si deve far ascendere attraverso i vari chakra la kundalini e si deve canalizzare l'energia solare, quella lunare, dei nadi Ida e Pingala attraverso Sushumna, che è il nadi centrale ed è ascendente. E quindi l'iniziato, tanto in Oriente come in Occidente, l'iniziato massonico, l'iniziato tantrico, l'iniziato buddista, appartiene a una società che gli elargisce conoscenze e in virtù di quello che realizza poi ascende di grado, ascende di ruolo, ma nessuno si può auto-iniziare. Non esiste un iniziato al di fuori di un'organizzazione come la massoneria, ordini monastici buddisti, indù. Invece il mistico prescinde precisamente dalle iniziazioni, perché la sua ascesa non è graduale, progressiva, ma è frutto di un'ispirazione folgorante. Sono degli yogi e dei siddha del tantrismo e del buddismo vajrayanico che ascendono con i loro meriti, la loro intuizione intellettiva. E ci sono nelle stesse correnti di pensiero invece degli iniziati. Questo è stato il mio pensierino, perché tutto ciò che non riesco a esprimere da oggi in avanti in 5 minuti non lo esprimerò. Qui vi saluto il vostro Santen Chan, un'altra pillola di cultura, alla prossima. Ciao ciao e buona domenica.